Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TG del Campeggiatore. Un'edizione che si apre subito con una di quelle belle notizie. Yasnika, la full timer che ha avuto un incidente con il proprio camper, abbiamo deciso insieme ad altri gruppi di Facebook di raccogliere del denaro per poter supportare questa full timer nella riparazione del proprio camper. Abbiamo raccolto più di 900 euro e abbiamo deciso di consegnarglieli direttamente a Yasnika. Guardate il collegamento esterno e ci vediamo appena terminato e rientriamo in studio. Ciao a tutti, allora, chi è lei? Lei è Yasnika, chi è lei Donatella? Perché sono qua? Perché la busta che ha in mano Yasnika, questa, rappresenta l'importo che abbiamo raccolto tra il libro e la sottoscrizione che Patrizia Fulltimer ha voluto su Facebook. E lo diciamo, abbiamo raggiunto 920 euro e insomma Yasnika, queste cose sono per lei, mi sembrava giusto io consegnargliele a mano, non tramite bonifico. Vi risponderà, vi ringrazierà uno a uno. Troverete anche le risposte sue sulla pagina di Perché Vivo in Camper, perché l'ho aperta in modo tale che chiunque voglia taggarsi lì, sapete che il 50% del prezzo del libro sono per lei, che adesso andrà a cercare di sistemare il suo camper. Ma soprattutto, chi è Donatella? Donatella mi ospita nel suo camper intanto che il mio sarà aggiustato. Anche perché è una grande. Anche perché io gli ho detto a Yasnika: Yasnika, vieni con me in camper, però il problema è che lei dice: tu mi stanchi troppo, ogni due giorni sei in giro. Lei sì, non si può. Non si può. Va bene. Lei invece. Io ho finito, ora il postino l'ho fatto e dice posta per te, quindi posso ripartire nuovi chilometri. Grazie mille tutti, grazie. Ben rientrati in studio, proseguiamo questa edizione del TG con due notizie legate al mondo del prodotto, in particolar modo i van. Insomma, questo virus non ha risparmiato neppure il marchio Rimor, che è un marchio dedicato prettamente a veicoli di taglia grande, proprio da famiglia, tanto è vero che nel suo catalogo non ha veicoli al di sotto di 6,5 metri. Si chiama Oron 45, rimaniamo proprio in casa Rimor, e il van 6 metri, che in realtà ha la particolarità rispetto alla concorrenza di essere un van dedicato, strizza l'occhio veramente alla famiglia, perché ci sono 5 posti più uno per dormire, 4 posti viaggianti, ma perché nella parte posteriore ci sono posizionati 2 matrimoniali, quello inferiore per il papà e la mamma e quello superiore per i bambini. Prova ne è che nella parte superiore ci sono delle reti di protezione. Il van è strutturato proprio per la famiglia, ad esempio la cucina è posizionato, il frigo in alto, e tutto a vantaggio dello stivaggio dei pensili sotto la cucina. Il piano cottura è ampliabile con una ribaltina, la dinette è posizionata nella parte anteriore, che si ottiene ruotando i 2 sedili dal lato guida, come da tradizione su un van, ha un tavolo di dimensioni più generose rispetto alla concorrenza. Inoltre il letto posteriore inferiore matrimoniale, quando si ribalta a pacchetto, crea un corridoio unico all'interno del camper dove posizionare per esempio le biciclette. Si chiama Oron 45 e lo trovate proprio nel catalogo Rimor. Era possibile visionarlo dal vivo al Salone del Camper a Parma. Sempre al Salone del Camper a Parma, in stand Laika presenta Cosmo Camper Van 6.2, appunto un van di 6 metri anch'esso, con la particolarità di essere in questo caso un prodotto dedicato espressamente alla coppia. Posteriormente c'è un matrimoniale non trasversale ma longitudinale, un matrimoniale che dalla scheda tecnica si legge avere dimensioni di ben 192x185, quindi un letto più grande rispetto a quello che si ha a casa abitualmente. Il van si chiama 6.2 Camper Van, ha una serie di caratteristiche, vi cito alcune, che sono il frigorifero da 65 litri nella parte centrale dove c'è il blocco cucina, il riscaldamento diesel da 6 kW e non ultimo è possibile avere la posizione del terzo letto da 180x80 nella dinette anteriore. 5,99 d'altezza, 5,99 di lunghezza, 2,58 d'altezza e un'altezza interna di 190. Si chiama Cosmo Camper Van 6.2. Proseguiamo questa edizione del TG con una notizia dedicata al benessere.
O meglio, il villaggio della salute più, che ricordo essere una delle mete più gettonate in, da noi appassionati del tempo libero, tanto per citarvi, Daniela di Mollo Tutto Vado a Vivere in Camper ha organizzato il proprio compleanno al villaggio della salute. Daniele Basta, il fondatore del gruppo Facebook Camperista Libero, ha organizzato un raduno. E il prossimo 31 ottobre, 1 novembre, quindi il Ponte degli Onnissanti, i campeggiatori LGBT di Facebook organizzano il proprio raduno all'interno di questa struttura. Questa struttura è in grado di ospitare sia camper, caravan e tenda all'interno dell'area camping, ma soprattutto ha anche un ostello della gioventù con le stanze per poter soggiornare, la prima colazione, o addirittura l'agriturismo diffuso, cioè una serie di strutture di piccoli casali dove poter soggiornare. Il villaggio della salute è aperto tutto l'anno e, guarda caso, da lunedì 7 ottobre a domenica 13 ottobre c'è la settimana della medicina preventiva anti-invecchiamento e della longevità, ovvero ogni prima settimana del mese, a partire da lunedì 7 ottobre, il villaggio della salute più, l'equipe medica guidata dal professor Antonio Monti, nonché fondatore del villaggio della salute, e dal direttore sanitario dottor Stefano Mattu, daranno inizio ad una settimana della medicina preventiva dell'antinvecchiamento e della longevità. Una proposta di cure residenziali intensive in un contesto ambientale unico per acquisire uno stile di vita sano da proseguire poi da portare nella casa propria. Il sito è www.villaggiodellasalutepiu.it, lo vedete nei sottotitoli qua sotto, e vi consiglio assolutamente di farci un salto. Chiudiamo questa edizione del TG con una notizia prettamente tecnica, ovvero al Salone del Camper a Parma, Alco ha presentato una piattaforma di nuova generazione per la caravan, che è in grado di fornire una serie di plus. Innanzitutto c'è più autonomia ed efficienza energetica, perché sappiamo che uno dei problemi è quello dei veicoli trattori, della motrice energia elettrica, è quella di, una volta agganciato il rimorchio, ridurre la propria autonomia. In questo caso invece Alco nel telaio ha posizionato una batteria supplementare che aiuta proprio la motrice anteriore. E questo permette di avere più autonomia, ma soprattutto durante la frenata o ancora in fase di sorpasso, questa batteria supplementare posizionata nel rimorchio viene sfruttata come recupero di energia. Ancora c'è più comfort grazie a questo sistema, perché funge da supporto ai freni. La frenata continua in discesa durante la guida della caravan sui passi, per esempio a montagna, è assistita e permette ai freni di resistere di più all'usura. Non ultimo, più connettività. Le nuove funzioni smart aggiunte includono un'efficace protezione antifurto tramite l'attivazione dell'immobilizzatore elettrico, il tracciamento del GPS per la posizione e la visualizzazione dei chilometri percorsi nella combinazione veicolo-rimorchio. Il sito Alco Italia, trovate un sacco di queste informazioni, è un passo ulteriore per il futuro. Bene, è tutto per questa edizione del TG. Ci vediamo alla prossima edizione del TG. Fate i bravi, perché a fare il cattivo ci penso io. Ciao a tutti!